Rieccoci, quest'oggi finalmente riutilizzerò i miei Udo Tarot. Sapete che io sono molto affezionata, anzi direi inesorabilmente innamorata di questo mazzo, ma soprattutto della cultura che ovviamente gli sta dietro. Voi sapete che l'Udù proviene direttamente, esattamente come il Candomblé, la santeria, il voodoo, anche la macumba. Derivano appunto dagli Yoruba, questo vasto gruppo etnico linguistico che dall'Africa occidentale è poi arrivato direttamente nelle Americhe, con ovviamente purtroppo la tratta degli schiavi. E proprio dalla commistione tra appunto la religione degli Yoruba, che si porta dietro un carico di fascino con appunto gli spiriti Orisha, che è assolutamente, secondo me, unico al mondo, appunto unendosi alla religione e ai vari culti autoctoni e indigeni, ha dato appunto vita a quelle che ad oggi sono delle vere e proprie religioni, o appunto, come nel caso dell'Udù, delle pratiche religiose, dei culti che servono alla nostra anima, al nostro spirito, per poterci collegare al nostro passato, al nostro futuro. In questo caso, appunto nel caso degli Udu Tarot, grazie all'aiuto dei nostri antenati. Ovviamente io vi lascio il link in descrizione di un video che ho fatto diversi mesi fa, in cui appunto parlavo dettagliatamente di questo mazzo, carta per carta, ma anche della storia degli Yoruba e quindi anche dell'Udù. Se volete, quindi potete andare a rivederlo, ma comunque vi ripeto, per comodità vi lascio il link in descrizione. Quest'oggi, con questo meraviglioso mazzo, andremo a chiederci: amo molto il mio lavoro? Migliorerà? Ci saranno dei cambiamenti in quanto a, per esempio, colleghi, piuttosto che stipendio, quindi guadagno, in quanto a carriera, in quanto a soddisfazioni? Le mie capacità verranno finalmente riconosciute? Io ho fatto precedentemente a questo un video che parte dalla stessa domanda, però riferita appunto ad un uomo. In questo caso ci riferiamo a una donna. Quindi io ho un buon lavoro, un lavoro che amo. Vorrei a questo punto cercare di capire se ci saranno nel mio lavoro appunto delle migliorie, dei miglioramenti, perché anche per noi donne, anzi, consentitemi, soprattutto per noi donne, insomma, farci strada da un punto di vista professionale, direi che purtroppo è ancora abbastanza difficile. Vediamo quindi un po', chiediamo ai nostri antenati e a questo meraviglioso mazzo se c'è qualche novità in futuro e di che tipo sarà. Allora,
Allora. Queste le lascio qua. Perfetto. Adesso vi sistemo bene le carte, in modo che possiate vederle tutte bene, ma comunque sapete che io poi comunque ve le faccio vedere da vicino. Allora, direi che ci siamo quasi. Prima posizione, ossia il presente. Da un punto di vista professionale, come state vivendo appunto il vostro lavoro? Qui abbiamo il 6 di spade. Guardate, qui abbiamo questo giovane che è su questa barca. Allora, secondo la leggenda, John il Conquistatore fu un principe africano che fu catturato e reso schiavo negli Stati Uniti. Il principe provò a scappare, ci riuscì e quindi salpò per tornare in Africa, dove si sentiva al sicuro, dove si sentiva a casa. Il lavoro per voi è una sorta di rifugio, ragazze, è dove voi vi sentite a casa. È il posto in cui riuscite a lasciarvi i problemi alle spalle, o che comunque vi permette di lasciare i problemi alle spalle. State lavorando con voglia, con desiderio, con coraggio anche. Accettate qualsiasi cambiamento, anche eventualmente degli spostamenti, perché il 6 di spade rappresenta anche appunto dei viaggi, degli spostamenti. Il lavoro per voi è molto importante perché rappresenta una forma di autostima importante e quasi una rinascita. Quindi confermo quello che appunto dicevamo a inizio stesa, cioè che voi amate particolarmente il vostro lavoro, ed è vero. Per voi l'aspetto economico sì, è importante, ma può passare anche in secondo piano rispetto proprio al concetto di lavoro, che in questo caso per voi veramente, vi ripeto, dà autorevolezza al vostro modo di essere, al vostro modo di rapportarvi agli altri. Cioè per voi dire io lavoro, io sono occupata in questo progetto, è molto importante, vi dà onore, vi nobilita. Vi ripeto, è probabilmente il posto in cui maggiormente vi sentite di poter avere successo. Forse perché probabilmente in altri ambiti le cose non vanno proprio come voi vorreste. Ebbene, il lavoro è l'unico ambito in cui veramente vi sentite completamente vittoriosi. Chiaramente è un percorso faticoso, perché qui parliamo di spade, quindi anche comunque aver trovato questo lavoro o essere impegnate in questo lavoro per voi comunque ha un peso e vi comporta dei sacrifici, ma che voi, vi ripeto, fate volentieri per arrivare a quello che è il vostro obiettivo, cioè sentirvi occupate. Questo è molto bello, ragazze, però da parte vostra, veramente vi fa molto molto onore. Vediamo appunto cosa c'è di bello nel vostro lavoro, su cosa potete sempre contare. Vabbè, il 4 di denari. Allora, guardate che cosa appunto sta facendo questo ragazzo, quest'uomo. Ha una bacchetta da rabdomante, che è appunto questa, che gli serve per cercare oro. Egli usa anche delle croci in legno di pino, quella che ha al collo, dello zolfo e anche delle piume d'oca sul cappello, come potete vedere. Sono degli elementi, dei simboli che portano fortuna
e che in teoria dovrebbero aiutarlo a cercare a trovare oro. Era comune tra i bianchi utilizzare i rabdomanti per cercare proprio i tesori nascosti. Il 4 di denari rappresenta una sicurezza finanziaria, cioè per voi questo lavoro è sicuramente una fonte di entrata. Non è un'entrata esagerata perché è un 4 di denari, ma rappresenta per voi un investimento quasi sicuro, che se ora nel presente non c'è, ci sarà comunque. Cioè voi avete comunque un'idea davvero positiva del vostro lavoro, perché è come se fosse quella piccola goccia mensile. Vi ripeto, è un 4 di denari, quindi non prevedete degli enormi guadagni, ma per voi è una fonte di guadagno stabile che vi permetta di vivere senza tante preoccupazioni e di avere le spalle coperte. Molto probabilmente, se lavorate in proprio, avete intenzione di portare avanti dei nuovi progetti che comportino un investimento di denaro, ma sapete che quasi sicuramente questa situazione andrà a buon fine. Però vi ripeto, non vi aspettate degli enormi guadagni, ma quei guadagni dati giusto per poter dire anche io lavoro, anche io ho delle entrate che mi permettano di vivere serena e quindi di avere sempre quel qualcosa che mi permetta di vivere decentemente, con dignità. Parliamo di un 4 di denari che rappresenta la stabilità, quindi voi vi sentite stabili, vi sentite solide nei confronti del proprio lavoro, evidentemente perché, ripeto, lo amate molto. E quindi, a meno che ci possano essere dei grossi scossoni, vi dà comunque tranquillità. Come se sapeste che tanto questo è il vostro lavoro e che andrete sempre avanti a farlo. Perché vi piace. Perché comunque vi dà delle soddisfazioni. È un 4 di denari, quindi delle soddisfazioni, vi ripeto, seppur non gigantesche, però ve le dà. E questo vi dà tranquillità, vi dà sicurezza. Vediamo un po' cosa c'è nel vostro cuore, cioè che cosa voi vorreste. Il 3 di spade. Allora, ragazze, vi dicevo con il 6 di spade che il lavoro è evidentemente in qualche modo probabilmente uno dei pochi ambienti, settori della vostra vita che vi permette di sentirvi a vostro agio, di sentirvi serene, di sentirvi appagate, perché evidentemente negli altri ambiti, settori della vostra vita questa cosa non c'è. Difatti qui abbiamo un 3 di spade. Guardate, qui c'è una persona ferita da 3 spade che è appoggiata contro un albero di bottiglie, poi vi spiego la tradizione appunto degli alberi di bottiglie, mentre guardate questo cane in maniera davvero irrispettosa urina sulla tomba delle persone o della persona che quest'uomo amava. La tradizione del sud di immaginare e ricreare alberi di bottiglie è arrivata direttamente dal Congo, in cui appunto credevano che gli spiriti risiedessero nelle bottiglie, anche gli spiriti negativi. E quindi l'idea era appunto di catturare tutti questi spiriti, ovviamente negativi, e aspettare che la luce del sole le distruggesse ed essi con loro. Questa persona, quindi voi, state aspettando che arrivi la luce del sole, qualcosa che vi scaldi l'anima per distruggere, cacciare via tutti i pensieri negativi che purtroppo ad oggi avete. Ma sapete che il vostro lavoro può essere per voi una fonte di resurrezione. Nonostante le sofferenze che potreste aver passato sino ad ora, avete deciso di sopravvivere e il vostro lavoro vi sta aiutando a questo. Vi sta aiutando a ritrovare ottimismo,
a riconciliarvi con il dolore, con la vita, anche ad accettare il dolore. Il vostro lavoro, vi dicevo anche prima, vi ha dato una spinta importante per quanto riguarda il vostro livello di autostima. Perché avete imparato a far fronte al male. Ora state andando verso un periodo di guarigione e volete guarire. Il peggio con il 3 di spade ormai è lasciato alle spalle. La morte c'è già stata. Ora in maniera consapevole, vi ripeto, grazie al peso che ha il vostro lavoro, la vostra professione nella vostra vita, vi sentite rinfrancate e state riuscendo in qualche modo a guardare al futuro con maggior positività, ve lo dicevo, con questo 4 di denari. Per cui in qualche modo voi sentite ora di poter contare sul destino e su voi stesse. Comunque avete sofferto tanto, ragazze, perché questo 3 di spade è una carta molto molto pesante. Vediamo a questo punto però gli ostacoli, cioè che cosa c'è che non va. Il re di denari. Allora, il re di denari, che in questo caso viene chiamato father, perché appunto i re vengono chiamati father, le regine mother, i cavalieri daughter, quindi la figlia, e i paggi son, quindi il figlio più piccolo, più giovane. Il re di denari rappresenta ed è rappresentato da questo giovane che sta guardando verso una lampada magica, un bruciatore di incenso e una lampada ad olio con il nome mistico di Allah per attrarre la prosperità. L'arte divinatoria e spiritualista orientale difatti era molto diffusa tra il XIX e il XX secolo, proprio soprattutto tra gli occultisti, ma anche tra la popolazione in generale, devo ammettere. Il velo, guardate, e il turbante, che ha anche questo giovane, sono noti nella popolazione africana, appunto, negli USA. E tra l'altro molti voodoo doctor iniziarono ad usare anche il più elaborato tra questi turbanti, che è appunto il turbante di Karnak, tipico egiziano, proprio per attrarre i clienti, per garantire quell'alone di mistero che ovviamente piaceva molto. E questo fu anche tra l'altro un periodo in cui molti afroamericani si interessarono proprio nel ricercare, nello studiare le culture islamiche, moresche, indiane e asiatiche, proprio anche seguendone importanti eredità. Quindi questo re di denari che cosa rappresenta? Rappresenta la personificazione del benessere, della salute, della tradizione e del successo. È un leader efficiente, è un uomo responsabile, è un uomo disciplinato, è un uomo anche direi molto fortunato, che sa fare bene il suo lavoro, che è focalizzato sull'abbondanza, sul guadagno, è una persona intraprendente, ma che in accezione negativa può diventare comunque anche una persona senza scrupoli, coinvolto in affari poco puliti e illegali, che farebbe qualsiasi cosa pur di arricchirsi. Potrebbe rappresentare un datore di lavoro o comunque un collega che però abbia un grosso potere decisionale, perché qui parliamo di un re, quindi non è un semplice collega, è qualcuno che ha un grande peso nella società o nella ditta, o comunque in ambito professionale per quanto riguarda voi, dove lavorate, il posto in cui siete impiegate. Potrebbe rappresentare anche un parente. Difficile che sia un compagno o un coniuge, perché solitamente il compagno della consultante viene estratto come re di bastoni o re di coppe. Quindi il re di denari, esattamente come il re di spade, soprattutto in accezione negativa, può rappresentare un rivale o comunque una persona senza scrupoli. Quindi o un datore di lavoro che pretende troppo da voi o che a voi proprio non va a genio, perché notate in questa persona una forte insensibilità e anche una mancanza di rispetto per quelli che sono i valori umani, è una persona, è un personaggio di denari, quindi è una personalità gretta, materialista,
esibizionista, a volte anche classista. È una persona che, vi ripeto, per arrivare ai livelli che per lui sono i livelli di ricchezza che pretende, e vi assicuro che è una persona senza limiti, per cui non è mai abbastanza quello che ha, potrebbe fare di tutto e di più. La vedete come una persona appunto poco pulita, una persona non sincera, una persona menzognera, che può mostrare dall'oggi al domani il doppio volto. Quindi può diventare generoso e magnanimo, ma all'improvviso può diventare una persona cattiva, un acerrimo nemico. Quindi è una persona di cui non fidarsi. Ma vi ripeto, potrebbe essere anche un amico oppure un parente, qualcuno che comunque vi sta mal consigliando. Attenzione ragazze alle persone che sembrano, diciamo, volere il vostro bene, lavorare per voi, perché in realtà mi dà l'impressione che siano persone che in qualche modo invece cerchino un proprio tornaconto. Per esempio, se lavorate in società con un parente o con un amico, attenzione, perché questo re di denari in accezione negativa potrebbe essere proprio lui. Quindi è una persona che vi dà dei consigli sbagliati. Solitamente il re di denari è una persona impegnata, non necessariamente sposata, potrebbe essere anche convivente e avere anche dei figli. L'età anagrafica ovviamente non è più di un giovane, quindi non stiamo parlando di un 20-30enne, ma stiamo parlando di un 40-50enne, se non anche qualcosa di più. Quindi attenzione ai parenti prossimi. Però vi ripeto, difficilmente è un coniuge o un padre, che sono solitamente rappresentati appunto dal re di coppe o re di bastoni. In questo caso potrebbe essere, per esempio, un cugino, uno zio, oppure appunto anche un fratello, purtroppo. Potrebbe essere anche un fratello. In accezione completamente negativa, il re di denari potrebbe essere un truffatore o un giocatore d'azzardo, quindi una persona che potrebbe in qualche modo derubarvi. Quindi attenzione a una figura maschile con la quale voi avete a che fare, perché potrebbe essere una persona che vi dà dei consigli non giusti, ma per arrivare a quelli che sono i suoi obiettivi. O potrebbe anche essere una persona che potrebbe arrivare a derubarvi. Quindi attenzione a questa figura maschile. Vediamo l'ambiente che vi circonda. Allora, in questo caso abbiamo la meravigliosa e splendida Miss Ida. La carta era girata perché evidentemente mescolandomi si è girata la carta, ma sapete che in tarologia ovviamente gli arcani non si leggono al contrario. Se volete andate appunto a leggere in descrizione la motivazione di questa cosa che io ripeto spesso proprio perché in tarologia gli arcani non si leggono al contrario. Perché il significato positivo o negativo lo si estrapola comunque appunto dalle varie posizioni, quindi non serve fondamentalmente. Comunque, allora, potete contare su voi stesse. Miss Ida è la consultante, perché Miss Ida rappresenta la papessa. Voi sapete che appunto in tarologia ogni carta, ogni arcano ha il proprio ruolo ben preciso. La papessa è la consultante. Qui abbiamo questa giovane Ida Carter, una bambina di 7 anni, che vedete è in piedi in una soffitta, circondata da delle candele, però sostanzialmente al buio, ma non ha paura, ha un volto direi piuttosto sereno. Perché? Perché sa che lo spirito che la guida non la lascerà effettivamente mai sola. Ida Carter fu un personaggio ovviamente realmente esistente, fece parte delle Seven Sisters di Hogansville in Alabama, dove appunto svolgeva la professione di Hoodoo Doctor e di preparatrice di pozioni magiche a base appunto di erbe e radici, quindi di root worker. Nacque probabilmente appunto attorno al 1900, mentre si hanno appunto molti dubbi sulla sua data di morte. Si sa che fu comunque molto longeva e si occupò di questa attività sin da quando appunto aveva 7 anni.
ma il suo processo di iniziazione vede questo numero, il numero 7, ripetersi ovviamente simbolicamente più volte, perché iniziò a 7 anni, pregava appunto tutte le notti in mezzo a 7 candele accese nella notte del 1° maggio per altre 6 notti, quindi per 7 notti consecutive. Ripeteva questo rituale ogni mese di maggio e lo ripeté appunto per 7 anni, fino a che lo spirito che la guidava gli disse che ormai era definitivamente pronta per questo mestiere. Quindi fu un'amata, un'amatissima Udu Doctor. La caratteristica di Missile e quindi anche della papessa è di saper ascoltare la propria voce interiore e di fidarsi. Quindi ragazze, il consiglio è chiaro, dovete fidarvi del vostro istinto, perché questa è la vostra voce guida ed è la vostra unica salvezza, perché illumina il cammino. La papessa, la luce, ce l'ha dentro di sé, non ha bisogno di luce esterna, ecco perché è al buio. La papessa ci induce a fermarci per ascoltare quelli che sono i nostri pensieri istintuali. Missida era in grado di scavare nell'anima dei propri clienti, facendosi anche raccontare sogni e visioni. E da lì lei estrapolava la realtà, presente, passato e futuro. Tutti noi ragazzi abbiamo un lato oscuro, l'ombra junghiana, e Missida sapeva scoprirla in fretta. Tutti noi abbiamo un mistero dentro di noi che ci permette a volte di salvarci in quelle circostanze in cui probabilmente, se non avessimo ascoltato il nostro istinto, saremmo già morti, no? Missida ci aiuta, e la papessa con lei, a vedere oltre il velo della falsità, ad esempio questo re di denari. Se qualcosa, ragazze, non vi quadra in una determinata situazione o circostanza, chiedetelo a voi stessi, la risposta è lì. Se c'è qualcosa che di una persona proprio non vi piace, perché c'è qualcosa che di quella persona non va bene, ascoltate il vostro istinto. La verità ce l'avete dentro. Nel caso in cui voi facciate una professione che si riferisce al mentale, al benessere, potreste essere degli psicoterapeuti, potreste essere, come nel mio caso, degli psicopedagogisti, oppure, sempre come nel mio caso, dei tarologi, potreste essere dei cartomanti, potreste essere degli educatori, potreste essere anche dei predicatori, dei teologi. Ebbene, nel caso in cui voi lo siate, ancora di più, a maggior ragione, cercate di parlare alla vostra anima, lasciando fluire la potenza del vostro inconscio e del vostro intuito. La papessa ci parla del sesto senso. Cercate di lasciare aperta la porta della vostra anima, perché da lì, dice la papessa, che arriva la vostra forza. Questa è una posizione che riguarda l'ambiente attorno a voi. Voi non dovete, non potete contare sugli altri. L'ambiente attorno a voi siete voi stesse. L'unica persona sulla quale dovete contare siete voi stesse e il vostro istinto. Quella sensitività che vi fa percepire le cose prima del tempo o prima di altre persone, bene, questa è la verità. Seguite sempre questa via perché vi illuminerà il cammino. Vediamo appunto i legami, quel filo rosso che vi tiene appunto legate alle persone attorno a voi, quindi eventualmente colleghi, clienti. Vediamo un po'. Qui abbiamo la carta della temperanza, cioè Father Sims, Padre Sims. Allora, Padre Sims è vestito con una veste di raso viola, con la quale egli ama lavorare. Vedete che ha un gallo davanti a sé che lo rappresenta e ha due contenitori di acqua che rappresentano il suo battesimo come Udu Doctor. Perché Padre Sims
svolgeva due mansioni, una ritualistica e una di root worker, quindi il buono e il cattivo lavoro. Quindi svolgeva sia il ruolo di predicatore che appunto quello di root worker a New Orleans. Era famoso per le sue capacità di lanciare sia maledizioni che anche benedizioni, di saper leggere dentro ad ogni persona, cosa vi dicevo appunto con Miss Ida. Egli sapeva quindi bilanciare entrambi i ruoli e dedicarvi la massima cura. Padre Sims rappresenta quindi l'arcano della temperanza. In questo caso è necessario avere equilibrio, coltivarlo, senza avere fretta, senza posizionarvi verso gli estremi. È necessario un compromesso, agire in maniera giusta e ponderata. Questo è quello che vi viene consigliato, ma questi sono i rapporti che voi, in maniera molto saggia, intrecciate con le persone attorno a voi. Voi sapete che è la strada giusta quella che state intraprendendo, ve l'ho detto dall'inizio con il 6 di spade. Voi siete delle persone veramente che hanno una sensibilità e io oserei dire anche una sensitività molto accentuata. Ecco perché il vostro lavoro, la vostra professione è il vostro successo e dovete usare questa vostra capacità, questa qualità, ragazzi, che è rara, nel vostro lavoro, anche con le persone accanto a voi, appunto clienti, piuttosto che datori di lavoro, piuttosto che colleghi. La temperanza, dovete riuscire anche, e ci state riuscendo, anche a scendere a compromessi. Vi state comportando in maniera pulita, saggia e onesta. Guardate, in totale contrapposizione rispetto appunto invece al re di denari, che come appunto notate invece è in accezione negativa. È una persona disonesta, infida. Ecco, voi non dovreste mai comportarvi così e voi non vi state comportando così. Voi riuscite sempre in qualche modo a cavarvela, appunto ad unire l'utile al dilettevole. Siete persone intelligenti, ma vi ripeto, soprattutto buone, con una grande anima, proprio come quella di Padre Sims, che aveva il coraggio di svolgere due lavori. Uno che sapeva comunque essere accettato in maniera, direi, piuttosto semplice dalla comunità, cioè quello di predicatore, e l'altro che invece era visto chiaramente di cattivo occhio da chi non credeva nella magia, di chi non credeva anche nel potere dei root workers. Voi siete in grado veramente di lavorare su di voi, ma soprattutto sul vostro ambiente. Tutto ciò che di buono fino ad ora nel vostro ambiente è nato, si è creato, è grazie a voi, perché voi state riuscendo in un'impresa, direi epica, di mantenervi in equilibrio tra due o più fuochi, tra colleghi, tra quello che volete voi e quello che pretende il vostro datore di lavoro. Ma siete sulla strada giusta, ci dice la carta della temperanza, perché è così che voi arriverete al successo. Ma bisogna dare tempo al tempo, perché la temperanza rappresenta tempi lunghi e voi lo sapete che le tempistiche saranno lunghe, ma non vuol dire che comunque voi non arriverete al vostro risultato. Voi ci arriverete e come? Vediamo il consiglio, anche se devo ammettere che comunque vi è già stato dato. Vediamo. Allora, il 9 di denari. Ragazzi, dovreste proteggervi un po' dalle invidie, perché allora questo 9 di denari, come vedete, rappresenta questa donna che vive in maniera, direi, piuttosto ricca, piuttosto opulenta. È una donna ricca, ma che comunque si è guadagnata tutto ciò che ha, quindi nulla le è stato regalato. È nel proprio salotto di casa con tutte le comodità raffinate e lussuose che si possono appunto desiderare. Sa che gli altri sono invidiosi di lei, dunque indossa un abito con dei simboli magici protettivi da degli sguardi con cattive energie e cattive intenzioni. E in caso non funzionino, ha anche una pianta di sarracenia, che è appunto una pianta carnivora, accanto a sé, che la protegge proprio dalla negatività. Quindi
Andate avanti per la vostra strada badando unicamente a voi stessi, perché il 9 di denari rappresenta proprio l'autonomia. Quindi cercate, mi raccomando, la vostra autonomia, anche economica, ragazzi. Quindi ricercate il vostro benessere. Non accontentatevi di questo 4 di denari, perché qui abbiamo un 9 di denari, quindi vi viene consigliato di pretendere evidentemente qualcosa in più. E cercate di godere di questo qualcosa in più che voi andrete ad ottenere, perché voi avrete un successo, vi ripeto, che sarà meritato, una prosperità, ma come risultato di un grande lavoro. Il 9 di denari rappresenta le persone che si fanno da sole. Quindi vi ripeto, o avete una, diciamo, società che appunto gestite e amministrate in maniera autonoma, oppure comunque nel vostro lavoro ci sapete fare, ve lo dicevo con Padre Sims. E quindi riuscirete ad arrivare a tutti i benefici materiali, a tutti i comfort, ad uno stile di vita davvero superiore alla media. Certo, perché qui abbiamo il 9 di denari, ragazzi, ci sono delle entrate importanti, potrebbero, oddio, rappresentare anche delle eredità. Mi auguro chiaramente non perché venga a mancare qualche caro, però in realtà può rappresentare anche un'eredità. Rappresenta, vi ripeto, il lusso, il godere delle cose più raffinate, una classe sociale elevata. E arriverà anche il momento in cui potrete prendervi del tempo per rilassarvi. Per cui, vi ripeto, puntate in alto, perché qui ci sono dei guadagni in arrivo. Ma dovete veramente puntare in alto, perché tutto ciò che voi andrete ad ottenere non vi sarà stato regalato per niente. Qui parliamo di un 9 di denari, quindi un duro lavoro che appunto svolge la consultante. E poi vi ripeto, attenzione alle invidie, perché effettivamente tutte le carte di grado 9 rappresentano proprio individui che emergono per delle qualità importanti e che appunto possono creare grosse invidie nelle persone appunto attorno a sé. Quindi attenzione, vi ripeto, anche ai pettegolezzi, alle maldicenze, perché potreste appunto averne. Vediamo a questo punto una carta fondamentale, ossia il futuro, cioè che cosa vi aspetta. Bellissimo. Il 3 di coppe, ragazze mie, mamma mia che bello, ma ve lo auguro amori miei con tutto il cuore. Perché, vi ripeto, per noi donne purtroppo non è così facile. Allora, il 3 di coppe è una carta bellissima, sia nelle stese sentimentali che ovviamente anche nelle stese che riguardano appunto l'aspetto professionale. Allora, in questo caso abbiamo, come potete notare, tre generazioni di donne che hanno tre età differenti, della tribù, della popolazione dei Gulla, che si godono la loro reciproca compagnia con le loro ceste piene di erba dolce, che era molto usata sia come incenso per purificare e consacrare l'ambiente attorno a sé e creare appunto una buona atmosfera, ma anche come erba medicale per curare ad esempio infezioni e infiammazioni, oppure per aggiungere sapori a cibi e bevande. Il 3 di coppe rappresenta veramente, ragazzi, un momento di grande positività, una buona fortuna, l'abbondanza, anche un momento di salute ritrovata, collaborazioni, vi ripeto, con più persone, perché qui abbiamo una carta di grado 3, tempo che trascorrerete in maniera felice, anche, vi ripeto, con i vostri familiari, perché qui parliamo di coppe, con i vostri amici, con le persone che amate, con il vostro compagno. Abbiamo momenti ludici, feste, quindi festività, di cui voi potrete andare a godere proprio perché sarete pienamente soddisfatte da un punto di vista professionale. Il lavoro per voi, ve lo dicevo dall'inizio ragazze, con questo 6 di spade, rappresenta e rappresenterà per voi un grande successo. Un successo che, come vi dicevo poc'anzi, si rifletterà in più ambiti della vostra vita. Quindi anche, vi ripeto, da un punto di vista strettamente sentimentale. Quindi ci saranno delle celebrazioni, dei festeggiamenti. Da una carta di grado 2 che rappresenta l'immobilismo professionale in cui ad esempio siete sino ad ora, ci sarà un gradino in più che verrà da voi
fatto. Può essere, ragazzi, una promozione. Può essere, per esempio, un aumento della vostra visibilità, quindi un fare carriera. Può essere anche un piccolo aumento di stipendio e un'ottima, vi ripeto, collaborazione con le persone che avrete attorno a voi. Quindi il vostro rapporto professionale proseguirà e addirittura si espanderà, perché è una carta di grado 3. Quindi potreste ricevere delle belle notizie, quindi vi ripeto, un aumento di stipendio, un premio produzione, piuttosto che in qualche modo dei nuovi clienti. C'è un'evoluzione, ragazzi, è una carta di grado 3, non c'è niente da fare, è un'evoluzione. Le carte di grado 3 si rifanno all'imperatrice, come tutti gli arcani minori che hanno il loro corrispettivo negli arcani maggiori. Il 3 di coppie ovviamente ce l'ha nell'imperatrice, che è rappresentata generalmente da una donna gestante. Quindi in qualche modo ci sarà una crescita o la nascita, per esempio, di una nuova progettualità che però veramente andrà a buon fine. E questo appunto porterà a dei festeggiamenti, a delle celebrazioni, a degli incontri, per esempio, con nuovi collaboratori, ma saranno incontri proficui. E il 3 di coppe può rappresentare anche dei piccoli spostamenti, quindi dei piccoli viaggi. Veramente, ragazze, sarà per voi un momento molto importante e la cosa sicuramente mi rende molto felice, proprio perché so che in realtà ve lo meritate. Perché tutto ciò che comunque voi avrete ad oggi sarà assolutamente un qualcosa di meritato, un qualcosa su cui avete sudato, proprio perché, come vi ho detto sin dall'inizio, il lavoro per voi è un qualche cosa che vi dà gioia, che vi dà speranza, che vi arricchisce, ma non sempre solo da un punto di vista strettamente economico, è un arricchirvi anche da un punto di vista appunto mentale, emotivo e in quanto ad autostima. Per quanto riguarda le tempistiche di questo 3 di coppe, può rappresentare appunto delle tempistiche molto veloci, perché le coppe rappresenta comunque dei giorni, massimo qualche settimana o proprio a tirare un paio di mesetti, ma le coppe rappresentano sempre pochi giorni. Quindi comunque sono delle notizie molto belle che vi arriveranno proprio fra pochissimo. I 3 solitamente sono dei numeri molto dinamici che rappresentano i desideri che diventano realtà. Quindi in realtà voi avrete tutto ciò che desiderate. Quello che desiderate ad oggi voi lo otterrete e sarà però un prodotto, un esito, una conseguenza del vostro lavoro. Cioè arriverete alla meta, ci sarà un trionfo, un'evoluzione. La soluzione di tutti i problemi che sino ad ora avete visto come pesanti, e quindi potrete lasciarvi andare a momenti di grande serenità. Quindi vi ripeto, ci saranno anche nuovi appuntamenti, perché i 3 di coppe rappresentano solitamente appunto degli incontri, quindi probabilmente appuntamenti di lavoro, di affari, concluderete con esito brillante dei concorsi e soprattutto il 3 di coppe rappresenta appunto la notorietà e anche grandi soddisfazioni nel vostro ambito in questione. Quindi ci sarà veramente un momento di grande ottimismo e la comunicazione rimane sempre in primo piano. Quindi avrete delle comunicazioni importanti che vi daranno veramente un senso di grande libertà, di aver lasciato il passato peggiore alle spalle. Quindi non avete nulla da temere, perché il successo arriverà. Il 3 di coppe rappresenta sempre una forma di sollievo. Qualcosa che finalmente prende la piega giusta. Di conseguenza, ragazze, che cosa augurarvi? Buona fortuna!